Buonasera e benvenuti a questa serata in santuario, a questa meditazione in musica per l'inizio della Settimana Santa. Io ringrazio di cuore la Scuola Cantorum e il suo maestro Achille Nava per la grande intuizione che ci hanno offerto. È la prima volta che capita una serata così all'inizio della Settimana Santa. Una serata che si inserisce in una quaresima, quella vissuta nel nostro santuario, molto ricca, dove abbiamo anche accostato vari linguaggi meditativi, di contemplazione, penso ai quaresimali della domenica pomeriggio, che oltre a partire dalla parola di Dio hanno illustrato anche un mosaico della cappella della casa di esercizi di Capiago. Penso anche a una serata come quella di lunedì scorso condotta da Monsignor Ennio Apeciti sulla Sindone di Torino e quindi la contemplazione del volto dell'uomo della Sindone. E penso a questa serata, a questa meditazione in musica. Davvero stiamo per iniziare un momento straordinario. Anche il titolo di questa sera è significativo, Stabat Mater Dolorosa. Una serata che vogliamo vivere ai piedi di Maria l'Addolorata, colei che ci conduce per mano verso la Pasqua di Gesù. Mi immedesimo nello sguardo di Maria, la madre, che guarda il figlio Gesù che entra a Gerusalemme, acclamato dalla folla, con gli ulivi e le palme, e poi vede suo figlio con gli apostoli entrare nel cenacolo, e poi vede il figlio che va al Getsemani, prende la croce, va al Calvario, e lei lo segue fin sotto la croce. E questo santuario parla della Pasqua di Gesù, ma anche della Pasqua di Maria, questa donna con il cuore aperta alla speranza. Ma poi penso anche al momento storico che stiamo vivendo. Mi chiedevo anche il significato di questa sera in mezzo a tanto dolore che vediamo. Anche le immagini di questa giornata dei telegiornali sull'attentato a Mosca. Come possiamo reagire? Certo, condannando quello che è successo, pregando e pregando tanto per la pace, ma poi il modo di reagire di fronte a tanta bruttezza, a tanto male, è mettere dei semi di bellezza, semi di contemplazione, perché là dove comincia a fiorire il deserto, per dei cuori che si aprono alla contemplazione, alla preghiera, all'incanto della musica, dei canti, lì c'è un cuore che si pacifica e trasmette la pace. Per cui viviamo questa meditazione in musica per l'inizio della Settimana Santa, anche tenendo presente tutte le lacrime di questo momento, tutti i morti, i feriti, li presentiamo alla Madonna, perché la Madonna possa consolare, lei che è la consolatrice degli afflitti, e il principe della pace possa donare la pace ai cuori e la pace al nostro mondo. E allora buona serata, la viviamo molto intensamente e grazie davvero di cuore alla scuola, al suo maestro, all'orchestra, a tutti. Grazie, buona serata. Buonasera. E ben arrivati a tutti. Come sempre io ringrazio e penso anche voi ringraziate Padre Patrizio perché con le sue parole semplici ci guida, ci conduce e ci illumina. Questa serata la Scuola Cantorum del Santuario di Ro, che io rappresento in veste di presidente, ha voluto proprio proporla per dare la possibilità, offrirci l'opportunità di meditare, di contemplare i brani che abbiamo pensato di proporvi.
Il pieghevole di sala che vi è stato consegnato, confidiamo possa essere un supporto per poter entrare nella meditazione e nella riflessione più profonda, per quella che è la settimana più importante dell'anno, la settimana autentica. Se vedete il pieghevole di sala, alla pagina 3 in calce, dice proprio: i testi delle musiche scelte ci fanno vivere il dolore di Maria sul Calvario, la contemplazione di ogni fedele alla vista di Cristo in croce ed infine la promessa della vita eterna e dell'amore di Cristo Gesù risorto. Per non interrompere quindi questo clima, questa atmosfera di contemplazione e di meditazione, sinceriamoci di aver silenziato i cellulari e gli applausi eventuali che vorrete riservarci soltanto al completamento dell'ultimo brano di questa serata. Vi ringrazio per l'attenzione, buon ascolto, lasciamo che l'orchestra Rusconi che ci accompagna possa eseguire i propri accordi e poi diamo inizio a questa serata. Grazie a tutti. Oltre all'orchestra Rusconi dirò, ci accompagnano le soliste Marta Fumagalli, mezzo soprano, Olga Angelillo, soprano, dirige il maestro Achille Nava. Buon ascolto.
Grazie davvero a nome di tutti. Penso che questo segnale, questo battimano, non so che parole dire, ma è proprio per dire grazie di un momento di bellezza così straordinaria. Là dove c'è bellezza si innalza una barriera al dilagare del male, ricordiamolo sempre. Questa sera abbiamo vissuto una serata straordinaria, ogni tanto però venivo come non distratto, ma come preso da... non trovo le parole adatte per dire che mentre stavamo gustando, vivendo questo momento straordinario di cielo in terra, pensavo, mi veniva in mente quello che sta succedendo nel mondo. E non poteva essere una cosa bella e piena, mi dicevo tra me, ecco, non può essere una cosa vera fino in fondo finché c'è nel mondo tanto male, tanta fatica, tanto dolore, tanta cattiveria, pensiamo a quello che sta succedendo in tante parti del mondo. Io vi dico ancora un grande grazie, non ho altre parole da aggiungere, se non quelle di una grande commozione per una serata così che ci aiuterà certamente a vivere anche con più intensità la Pasqua che abbiamo davanti, la Settimana Santa e la Pasqua di Nostro Signore. Grazie.